La prima donna a ricoprire il ruolo di presidente Confartigianato Imprese Lecco, la più giovane ad assumere questo incarico, con già però una lunga esperienza alle spalle, a partire dal gruppo giovani che ha guidato dal 2012 al 2014, referente della zona di Merate e Casatenovo, due volte presidente del comitato Mostra Artigianato di Lario Fiere, nell'ultimo mandato vicepresidente vicario dell'associazione lecchese che conta 90 dipendenti e 4.000 iscritti. Con grinta e un pizzico di emozione, Ilaria Bonaccina ha assunto un importante incarico che la vedrà alla guida degli artigiani fino al 2025. Una squadra in rosa ad affiancarla il segretario generale Matilde Petracca. Stamane il cambio di testimone con il past president Daniele Riva. Alla guida dell'azienda di famiglia Bicarpel di Brivio, Bonaccina è appassionata di viaggi, arte e calcio. È un onore per me essere diventata presidente di Confartigianato Lecco. Sì, vero, giovane, anche se una carriera in Confartigianato abbastanza lunga, iniziata ormai nel 2008, passando per vari movimenti e vari incarichi che mi hanno formato, e quindi è corretto. Una giusta formazione fa poi piacere avere anche un giusto traguardo come questa presidenza. Altri primati, in effetti siamo due donne in carica e ai vertici di questa associazione, quindi credo che sia un bel riconoscimento anche in questo ambito. Il suo pregio più grande, la schiettezza. Sì, devo dire che sono molto schietta, lo reputo veramente un pregio, anche perché non c'è nulla da nascondere. Qui ci si deve solo parlare degli interessi delle nostre imprese e degli interessi di Confartigianato Lecco, che cresca e che sia di un punto di riferimento per il territorio, perché questo deve essere. I punti del suo mandato. L'ho sviluppato con quattro temi: l'ascolto delle imprese, l'ascolto della struttura e l'ascolto del territorio, soprattutto. I progetti di sviluppo, perché ci sono tantissimi temi e novità che stanno intervenendo e interessando le nostre aziende. La formazione sia dei nostri dirigenti, ma anche della nostra struttura, perché comunque siamo in continuo sviluppo. E poi la comunicazione. In questi anni stiamo veramente facendo. Ottenendo dei grossissimi risultati, non solo con i social, ma col nostro sito, con la nostra stampa, che danno riflesso al territorio di quanto Confartigianato fa per il nostro territorio e per i nostri associati.